prendere un attimo, diciamo, la testa, o perlomeno a Il riuscire a, controllo. sì, a riuscire anche a sentire le parole degli altri, mi sono accordato per la missione insieme ad Alki. E la missione, posso dirlo liberamente, tanto. A meno che non vuoi non dirlo. La missione era di uccidere un soggetto che poi si è rivelato essere quello che credo sia il tuo sottoposto, Jessica. Sì, abbiamo trovato il suo Di chi l'ha cadavere. uccisa? Sì, il problema è che non sapevamo quasi niente su questo fatto e neanche la missione non Aspetta, era. tu eri in missione con Aiki? Sì. Aiki la conosce Jessica. Davvero? Certo, la sono cresciuta insieme. Ah, ecco perché hai agito così male. E lo Ecco, il vendicherei. problema è che noi non sapevamo chi fosse che dovevamo uccidere e quindi in un momento di esitazione io avevo chiesto a Aiki di attaccare soltanto quando avrebbe ricevuto il mio segnale, soltanto che la cosa l'ha ignorato. Ha Ma ignorato. scusate, voi ricordate che è stata Aiki a uccidere il Sì, coso? io non ho Sì, fatto lui era in niente. trip totale quando si è preso il terzo occhio. Non è successo proprio così, se non ricordate. Sì. No, non è stata Aiki a ucciderlo. Aiki si è spaventata e non ha agito quando un'ombra è apparsa dietro e ha sgozzato la tizia. Ha No, sgozzato Jessica. no. Sì, sono comparse di nuovo le stesse figure che ne hanno comparse anche loro. Beh, corse di Dopo sangue. il primo attacco. No, ti giuro, io ho usato. È stata Aiki a Io ho attaccare. Aiki ha attaccato per prima, poi è arrivato tirato il suo qualcos'altro. score per vedere, quindi sono rimasto in trip. Aiki ha attaccato nonostante non gli avessi dato il segnale con un coltello, poi si è accorto che era Jessica. Sì. Ah E poi sono sì, saltate fuori. è vero. Esatto. E quindi, nonostante. Ah, Ci ok. sta lì. Vabbè. È vero, mi ricordo che l'aveva coltellata e poi aveva detto Jessica. Ah, è vero, Ero sì. rimasto In un sorpreso. momento di indecisione, Aiki ha agito prima di me e ha coltellato quella ragazza. Poi, se, tipo, è rimasta stupita perché la conosceva e credo fosse Jessica. Il problema è venuto dopo perché dal sangue di quella ragazza sono usciti fuori gli stessi tizi fatti di plasma e di sangue. Devo tirare su, credo. No, Meno in questo male. caso stai parlando con Drake. Esatto. Gli stessi Sono sicuri tizi. che possano uscire da lei? Sì. Come sono usciti da Perosa? Sono usciti. Sono. Non sono usciti nello stesso modo. No, è Infatti. vero, però. Io non mi Diciamo, ricordavo sono quello. usciti fuori tre tizi Sono fatti. usciti sempre dal suo sangue, però, Ah, questo è ok, vero. quello Sì. sì. Però lei era Infatti. ancora viva quando sono usciti. Invece Perosa non era Si viva. era tagliato la Quindi testa. Perosa è morto definitivamente. You don't know. Hai won! Ho vinto. Sono usciti fuori tre tizi fatti di plasma e sangue che hanno ordinato ad Aiki di uccidermi. Quindi ho capito subito che Aiki era compromessa e ho provato a defilarmi dalla zona, soltanto che causa di un malfunzionamento strutturale sono stato posseduto ancora una volta dall'occhio e l'ultima cosa che mi ricordo è che mi sono risvegliato in quella palazzina con il sangue del suo secondo ufficiale sulle mani. Quindi tu sei la causa principale per la morte di entrambi i miei sottoposti. Una di quelli è sua sorella, signore. Io lo guardo e dico, Cristo, quanto fai schifo. Stai da dire, è colpa della tua quasi fidanzata. Drake ti guarda, ma Sì, non hai è. ragione, è colpa tua che la mia quasi fidanzata è finita in quello schifo. Non Drake ti c'era già guarda, ma quello non schifo. è troppo arrabbiato, quantomeno, anzi non sembra neanche un po' arrabbiato. Ha la stessa Credo. personalità di Light alla fine, quindi potrebbe morirgli di fronte alla madre probabilmente e resterebbe comunque impassibile. A questo punto interviene Daisy, che spiega un pochettino che cazzo è quell'occhio. Grazie L'occhio, quello che almeno voi avete visto come occhio, non è altro che l'esterno. Aspetta che avevo scritto anche una bella gli descrizione outsider, no? sull'esterno. Sembra giusto. Quello. Sì, quello che avete visto nella vostra mente. No, no, non quello. Quello di. No, non me lo ricordo. Quello di Dishonored. Il videogioco, È cazzo. Dishonored. Non Ah, sì, credo. Dishonored, sì. È quello. Ma quello era una persona, questo è un Sì, no, occhio. questo qui È è molto un più occhio. Lovecraftiano. Beh, Sì, è molto più immateriale. come gli L'esterno. dei esterni. Sì, l'esterno è un essere nato dalla paura e dal rancore, antico quanto la vita, e dimora nell'abisso, consumando le menti delle persone. Vuole portare. Ogni tanto gioca a polo con lì. Vuole portare nel mondo la sua follia, e per farlo ha bisogno di usare dei corpi come tramite.
giusto. Non può essere ucciso. È molto antico. In realtà c'è stata addirittura una battaglia tra le divinità antiche, letteralmente tra Dio, Satana, contro l'esterno. E in realtà hanno combattuto anche i fatati e tutti perché prima l'abisso in realtà era popolato in realtà da altre creature che sono state totalmente annichilite da questo esterno qui, e che ha fatto dell'abisso la sua nuova dimora. Tuttavia è stato sigillato nell'abisso da più o meno tutte le razze insieme, e riesce a entrare nel nostro mondo soltanto tramite la mente, non può avere forma corporea nel nostro mondo. Per questo possiede la mente delle persone, spingendole alla follia, che è quello che stava cercando di fare con te. Oh, mi sa che ci è riuscito. No, in realtà deve possedere per buon tempo, cioè per molto tempo bisogna abbandonarsi all'abisso. Nel tuo caso sei stato posseduto dall'abisso soltanto una volta. A livello di gioco ti spiego, perché tanto te lo spiega Daisy, che Daisy lo sa tranquillamente. A livello di gioco tu sei stato posseduto dall'abisso col primo, secondo e terzo occhio. Dal terzo occhio dopo sei stato riportato al primo occhio. Se adesso vieni di nuovo abbandonato, posseduto dall'abisso, di nuovo avrai il primo, secondo, terzo occhio, e adesso sbloccherai il quarto occhio. Madonna! Il quarto occhio, una volta arrivato al quarto occhio, di nuovo entrerai in trance e ricomincerai da capo. Farai di nuovo il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto occhio. Credo che finisca poi. Fino ad arrivare al settimo occhio. Madonna! Quando vieni ucciso e hai su di te il marchio di un occhio, la tua anima letteralmente prende vita e si divide in base agli occhi che hai. Perosa era posseduto dal settimo occhio. Oh, è per questo che la sua anima si è divisa in cinque parti. No, in cinque parti, era posseduto dal quinto occhio. Okay. Il settimo occhio è l'esterno e nessuno può raggiungerlo, perché sono i suoi sette occhi. Challenge accepted. Puoi raggiungere massimo il sesto occhio. Challenge accepted. Puoi farlo, però c'è la skill del quinto occhio che dice che ogni occhio in più che prendi ti toglie un punto vita permanentemente. Sì, sì, grazie. Quindi non potresti raggiungerlo in realtà. Muori prima. Wow. Moriresti prima, sì. Ma ci dà abilità in più? Sì, il quarto occhio ti dà un'abilità molto strafa, in realtà. E se fossi un ghoul che resuscita? In tal caso potresti raggiungerlo. Sì, ma no, resteresti in un limbo infinito in cui non sei morto. Perché non avresti i punti vita. Sì, scusa, sto soltanto cercando di rompere il gioco. No, ma perché sto cercando di dire che non fa un danno. Ti toglie un punto vita. Tu non hai più 4 punti vita, ne hai 3. Ah, ok. Non ti tornano più. Aspetta, sì? Quindi Jessica, che è successo a Jessica? È morta. Sì, ma Jessica non mi sembrava posseduta da un occhio. Il modo con cui è comparso quegli esseri è anormale. Comunque, ritorniamo un attimo. Perosa è comparso con 7 versioni della sua anima. 5. 5 versioni della sua anima, perché continua a dire 7. Voi quante ne avete uccise? Devi chiedere allora. 4. Tuttavia avete detto che una versione si è portata via il corpo di Daniele. Gli occhi guardi me, cioè non ho gli testa. Probabilmente quindi adesso Perosa si trova dentro il corpo di Daniele. Dentro il corpo di Daniele del lago, possiamo supporre questo. Aspetta. Quindi lui ha visto che gli ho scritto Hustle sul corpo? Sì. Bene. La domanda è, quello era il suo vero corpo? Non lo sappiamo, forse era il corpo di un altro ragazzo. Beh, mi piace il fatto che abbia ricevuto un messaggio. Maria, vieni qua. Oh, che cazzo! Il problema è che neanche noi Chosen, perché anche tua madre è un Chosen, neanche noi Chosen sappiamo bene cosa succede a un'anima quando viene posseduta dall'anima di una persona posseduta dall'occhio. Quindi non sappiamo se è ancora viva l'anima di Daniele. Probabilmente si trova nel suo corpo, forse è stata separata e si trova in un corpo alternativo. Non ne abbiamo idea, forse è stata data in pasto all'esterno. Beh, we don't know. Questo non mi sembra il problema principale. Più che altro, che fine ha fatto sua sorella, che a quanto pare è rimasta lì con loro alla scuola? Dipende, se sua sorella seguirà suo fratello, comincerà a raccontare la sua versione dei fatti. Dipende tutto da Rosa. Vabbè, comunque ho da dare anche su di lei. Per quanto riguarda invece Jessica, pensiamo che i 3 globi di sangue che sono apparsi per ucciderla siano stati evocati da qualcun altro, e probabilmente
poiché, cioè, è impossibile evocare se no dei globi di sangue.